Benvenuti in questo nuovo unboxing. Ormai non dico più neanche che non li devo più comprare i vinili perché tanto li sto continuando a comprare. Ecco qui il pacco che mi è appena arrivato. Direi di andare subito ad aprirlo per vedere cosa c'è dentro, ma tanto l'avete già visto dalla copertina. Il solito pacchetto antistress di Amazon. Andiamo subito ad aprirlo, tanto questo non importa niente a nessuno. Eccolo qua. Ed ovviamente Teatro d'Ira volume 1 dei Maneskin, ovviamente perché l'avete letto appunto. È leggerissimo, sì che è un vinile unico. Innanzitutto la copertina è molto molto carina, ci sono loro quattro davanti in questo paesaggio un po' arido, con un accostamento di colori molto particolare, marrone e azzurro, così. Loro con dei vestiti che stanno proprio bene all'interno di questo paesaggio. Se volete sapere cosa ne penso di quest'album, trovate la reaction sul canale, perché in realtà sono usciti insieme questi due video, quindi se volete andare a vedere lì vi vedete cosa ne penso. Allora, vado subito ad aprire. Non avevo pensato che devo anche aprire il cellophane. Avete mai visto unboxare con un regalo della Ringo? Via il cellophane. Non si apre a libro come tutti gli altri, ma ha semplicemente questa sleeve. Mettiamolo da parte. Potete già aver intuito. Potete già aver intuito cosa c'è di particolare ed è questa cosa qua che sono un attimo perplesso, non sto capendo. Che figo! Ve lo faccio vedere anche a voi. È una stampa, non so se ci sta tutta. È una semplice stampa. Allora, potevano farla un pochino più particolare dietro e su un cartoncino un po' più rigido. Però è una stampa di loro quattro e gli autografi di loro quattro. Infatti io mi ero chiesto come sarà l'autografo di una band, cioè dei Maneskin. È molto fragile, ho paura un po' di rovinarla. Comunque, questa sembrerebbe l'autografo Maneskin, perché comunque c'è questo cerchietto qua sulla A, il cuoricino. Invece di qua c'è questa E che potrebbe essere Ethan. Poi c'è questa che dovrebbe essere forse Vic, che è Victoria. Qua una doppia D che potrebbe essere Damiano, David. Mancherebbe quella di Thomas, ma che magari è tutta insieme. O magari al cuore, boh. Chissà. O magari si è dimenticato di autografarla e è un pezzo unico. Davvero, non me l'aspettavo una cosa del genere. Perché io l'ho vista quando l'ho aperta così. Ho detto, cazzo, è un foglio bianco. Cioè, hanno preso un foglio e l'hanno tagliato. Invece no, è anche carina, dai. La metto qua, sperando che si veda qualcosina. Invece di qua abbiamo la sleeve del vinile, dove ci sono i testi, che sono anche quelli che stanno mettendo sulle storie e che sono nella cosa di Spotify, nel canvas di Spotify. E tutte delle loro foto analogiche, tipo. Vediamo, non so se si vede. E invece il vinile in questione, eccolo qua, vinile arancione trasparente. Teatro d'Ira volume 1, in effetti è un disco solo perché sono solamente 8 tracce, quindi ci sta. Il colore è bellissimo perché poi a me piace l'arancione, non so se si era capito, visto che tutte le grafiche che faccio del canale sono in arancione, quindi proprio uno spettacolo. Pensavo si vedesse molto meno, quindi sono molto contento che si veda così bene l'arancione. Al centro non c'è nulla di che se non la scritta Maneskin così. Proprio bello questo, che riprende un po' il terreno, diciamo. Lo rimetto subito via. Non vi ho detto perché ho comprato questo vinile, come avevo spiegato nella reaction. Ho iniziato a seguirli quando li ho visti a Sanremo, prima che vincessero, no? Quindi sono andato sul loro profilo, ho visto che c'era questo album, parlavano di quest'album, però non avevo capito che avevano già detto tutto sui vinili, preordini, eccetera. Quindi quando sono andato a vedere il preordine, effettivamente, era tutto chiuso, cioè al momento non disponibile. I vinili autografati non erano disponibili. E vi starete chiedendo come fai a averlo. C'era anche la versione normale, che però ho detto è inutile che la sto a prendere perché piuttosto la prendo con l'autografo che ha un senso anche. E quindi ho detto vabbè, vediamo un po' se torna disponibile. Spoiler, teoricamente no. Ma siccome avevo messo la notifica su Amazon quando avvisami quando torna disponibile, si vede che qualcuno ha annullato il preordine. E mi è tornato disponibile, infatti l'ho ordinato nel giro di 5 secondi, ma letteralmente, ero a letto, mi è arrivata la notifica, l'ho cliccata, ho fatto preordina, sono andato di nuovo sulla pagina, non c'era più di nuovo, quindi vuol dire che magari uno l'ha annullato e io l'ho preso, non lo so come funziona, però sta di fatto che sono riuscito a prenderlo. E quindi sono molto contento. Tra l'altro, ora in realtà c'è anche un altro
un'altra versione, se non due versioni. Una dovrebbe essere in esclusiva di IBS ed è Lime. Invece, sempre per Amazon, c'è il vinile viola, trasparente. Anche quello è molto figo perché secondo me ci sta nel concetto del visivo, diciamo, no? In descrizione comunque vi lascio i link di Amazon se lo volete comprare anche voi. Vi consiglio di comprarlo perché è molto figo come album, sia visivamente sia l'album in sé. Secondo me questa card l'avrebbero dovuta fare in questo materiale qua, che è un pochino più resistente, però magari secondo me avevano paura che piegandola si sarebbe rovinata al centro. Quindi può anche starci il perché non l'abbiano fatta plastificata, diciamo. Ora sono curioso di sapere se davvero manca l'autografo di Thomas oppure se è il cuore, perché no, non penso sia il cuore. Comunque però in realtà è bello. Se manca l'autografo vuol dire che è un pezzo unico praticamente, a meno che non si è dimenticato di farlo su qualcun altro. Niente, sono contento di essere riuscito a prenderlo autografato e arancione perché lo preferisco agli altri. Ah, non vi ho fatto vedere, dietro ci sono loro in questa specie di roulotte, cos'è, stile vintage. E sotto le tracce con tutti i diritti e tutto un po'. Vi consiglio di iscrivervi al canale perché continueranno gli unboxing, anche se avevo detto che avrei aspettato, continueranno. Teoricamente ce ne sono tre in programma. Uno avrei voluto chiedervelo in questo video se volevate vedere l'unboxing, ma in realtà ho deciso che lo vedrete perché l'ho preso, l'ho preordinato. Non devo fare programmi perché poi so come va a finire. Però iscrivetevi. Uno, aiuta me. Due, non vi perdete i video. Lasciate mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale come vi avevo detto prima. Commentate dicendomi cosa ne pensate del disco e cosa ne pensate del vinile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!